Dal 20 al 24 settembre la Darsena di città diventerà il tempio dello sport ravennate. Per il quarto anno torna Sport in Darsena, la festa di tutte le società sportive, nata con l'obiettivo di diffonderne la cultura. 5 giornate ricche di appuntamenti, le mattine dedicate alle scuole, i pomeriggi aperti a tutti. Quest'anno l'evento, organizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con il CONI, il Comune di Ravenna, proporrà anche gli sport natatori, dando alle scuole la possibilità di andare alla piscina comunale la mattina del 20 settembre, mentre nei giorni seguenti, il 21, il 22, il 23 e il 24 settembre, tutte le attività si svolgeranno in Darsena. La curiosità di questa edizione 2017 sono gli appuntamenti con la gara di nascondino, la gara di orienteering e le regate Trofeo Porto di Ravenna e Trofeo dei Sodalizi. Si rinnova un appuntamento che ormai è diventato un evento importante per la nostra città, in un luogo chiaramente importante che è la Darsena, che chiaramente siamo sempre impegnati a sviluppare. Qui parliamo di sport, la possibilità ai ragazzi di poter provare più sport possibile. Ci sono realtà importanti che ormai sono consolidate nella città come la pallacanestro e ci sono realtà che stanno emergendo come può essere il nascondino piuttosto che lo shine e anche la palla avvelenata, il dodgeball, quindi per cui un evento importante che promuove lo sport col collegamento con le scuole, che è molto importante, è una delle battaglie che chiaramente noi come amministrazione insieme al CONI stiamo facendo. Importantissimo anche il seminario del sabato che si occuperà, affronterà il tema dell'abbandono precoce giovanile dello sport, un tema chiaramente che ha sul quale lavorare per capire quali sono le cause e cercare chiaramente di trovare soluzioni adeguate. Ci sarà anche una novità, è stata anticipata in conferenza stampa il 30 di settembre. Cosa succede a Ravenna, cosa succede per lo sport? Sì, il ministro dello sport Luca Lotti, in occasione della settimana europea dello sport, l'evento Sport in Darsena si svolgerà durante quella settimana, ha deciso ha chiesto al CONI di organizzare un evento in tutte le regioni d'Italia. Noi siamo lieti di annunciare che l'evento dell'Emilia Romagna, unica città in Emilia Romagna, si svolgerà a Ravenna il 30 settembre in Darsena, un evento importante che sulla scia di quello che è la giornata nazionale dello sport vuole promuovere lo sport. Sport in Darsena incomincia il 20 e finisce il 24 di settembre. Il 20 settembre quest'anno c'è una giornata meravigliosa, ancora sperimentale, perché è una mattinata in piscina con coinvolte praticamente tutte le società sportive che hanno a che fare con la piscina, quindi i vari nuoti, la pallanuoto, il nuoto pinnato, il nuoto sincronizzato e le immersioni. Secondo me è molto importante perché fino adesso gli sport d'acqua non erano riusciti ad essere rappresentati perché non c'è una piscina in Darsena. Gli altri giorni funzionano in un modo semplice: la mattina partecipano le scuole e gli insegnanti portano i bambini a fare le maggiori esperienze sportive possibili. Il pomeriggio è aperto invece allo sport spettacolo, con le società sportive e le loro attività giovanili prima, e dopo cena invece sport spettacolo vero. In questa normalità, che in realtà è straordinaria per la partecipazione delle società sportive, ci saranno anche degli inserimenti interessanti. Uno è il nascondino, il venerdì. Un altro è il frisbee, l'ultimate frisbee. E l'ultimo è l'orienteering, organizzato dal CAI, che ha ancora maggior valore in questa manifestazione perché porta la conoscenza della Darsena. Domenica è la giornata dedicata sempre a Sport in Darsena, ma ci sarà Navigare per Ravenna, cioè la risalita del Candiano organizzata dai sodalizi del mare, quindi Ravenna Yacht Club, il Marinando, la Lega Navale, Marinara, i canottieri e la Subdelfinus, e il Circolo Velico Ravennate ovviamente, che con i loro soci o amici eccetera porteranno barche a vela e barche a motore che risaliranno il Candiano sfilando sotto le gru del porto e nella zona industriale, ospitando sia le società sportive che i cittadini che si siano iscritti, quindi anche persone che non hanno mai visto la Darsena da vicino. Arriveranno in banchina e lì ci sarà un altro evento simbolico molto importante, che sono i due trofei: il trofeo del porto di Ravenna, che è quello che coinvolge le aziende e le associazioni di categoria del porto, dove ognuna avrà una sua barca e si sfideranno a pochi metri dalle banchine. La seconda invece è il trofeo dei sodalizi, dove ognuno dei sodalizi che abbiamo nominato prima, che sono i sodalizi che ogni giorno portano avanti la cultura marinare, la marineria Marina di Ravenna, avranno ognuno una sua barca e giocosamente si sfideranno sfiorando le banchine.
sarà fatto sui Tom 28, che sono le barche, diciamo, del match race e quindi della regata di alto livello che organizza il Circolo Velico Ravennate.